Ciao a tutti, oggi come vedete non sono solo, sono con Ever Ignelzi, che è un nostro amico e collega di Laser. Oltre a essere collega di Laser, è anche un collega dal punto di vista, perlomeno mio, come youtuber e anche come amministratore di un gruppo su Facebook che parla di Laser. Ciao Ever! Ciao a tutti, ciao Italo e grazie di avermi invitato sul tuo canale. Ma ci mancherebbe altro. Allora, come si chiamano i tuoi social? Dillo a tutti quelli che Allora, si stanno chiama guardando. Emozioni in legno, laser e fai da te. Ok, allora, caro Evar, io ti ho contattato, ti ricorderai, per quella cosa che tu hai fatto, che è un piano di lavoro un po' particolare. Piano di lavoro che Evar ha realizzato e che abbiamo deciso di farlo vedere un po' a tutti. Evar l'ha fatto sul suo canale di YouTube, poi su un post del gruppo Noi che usiamo Lightboard avevo visto un intervento, non mi ricordo se era un post o un commento, e mi ha incuriosito perché effettivamente era un lavoro che avevo già fatto, perché l'aveva già fatto un'altra persona un po' di tempo fa, forse qualche anno fa, è datato. È vero, Evar? Sì, o 2 o 3 anni fa, se non erro. Sì, l'aveva fatto Simone di Cosmo Channel, ok? Quindi, Evar, parlaci un attimino di come l'hai fatto tu, perché io a quel commento ho risposto dicendo sì, ma ho già visto qualcosa e c'è qualcosa di nuovo. Infatti, sì, ho cambiato qualcosa per migliorarlo. Evar ce ne parlerà e poi andremo a vedere il suo video dove spiega come l'ha fatto. Vai, Evar. Sì, ecco, l'idea appunto è partita da questo video di Cosmo Channel che ricreava questo piano di lavoro con della rete e con delle borchie e dei magneti. Quindi lui aveva preso questa rete e applicato la parte inferiore con delle viti, delle borchie, quindi aveva rialzato la rete appunto diciamo dal tavolo di lavoro e poi aveva rialzato anche il pannello sempre con delle borchie ma con dei magneti, quindi erano mobili e uno poteva metterli dove, insomma, dove gli gradiva. L'unico problema, io ho lavorato spesso con questo piano molto e l'unico problema è che delle volte i pezzi mi si inclinavano e quindi andava il laser, magari si sbatteva vicino, si spostava tutto il lavoro. E quindi mi è venuta l'idea di fissare anche la parte superiore, le borchie con le viti molto più vicine tra di loro e sfalsate, in modo da ricreare questo piano uniforme e che è molto più stabile. Allora, andiamo a vedere il video di Eva. Inizio col farvi vedere il materiale che ci servirà. Allora, sono queste borchie da un centimetro di diametro 7 e ovviamente le loro viti. Poi, ovviamente, il cacciavite e la rete che è questa qui con il foro da 6 e il passo da 8. Questo è il piano che utilizzavo, insomma, che utilizzavo in precedenza con le borchie attaccate con i magneti. Quindi, come vedete, eccole qui, sono mobili, quindi sotto è stato attaccato un magnete con della colla. Si muove, quindi non è perfettamente, insomma, perfettamente stabile, come dicevo, non è funzionale, diciamo così. Adesso andiamo a montare tutto. Vi faccio vedere anche la parte inferiore. Come vedete, ci sono sempre, ecco, le borchie, ma sono avvitate. La parte superiore c'è la vite. Quindi queste vanno bene. Andiamo a togliere queste le borchie vecchie e iniziamo il montaggio delle nuove. Ovviamente la rete, questa qui è come avendo un piano di lavoro 40x40, ho preso una rete, questa qui è 45x40, se non erro, di un centimetro, scusate, 1,5 mm di spessore.
Allora, intanto vi faccio vedere l'idea come verrebbe, eccola qui. Quindi sono praticamente le borchie messe, diciamo, in fila nei fori con la seconda, diciamo, fila di borchie messa sfalsata dalla prima, come potete vedere qui nel video. Adesso vado avanti nel montaggio e ci vediamo a fine video. Ed ecco qua, il piano di lavoro è terminato. Come vedete, con le borchie è bello, bello uniforme il piano. Vi faccio vedere anche con un pannellino di multistrato, come vedete, è ben poggiato, ecco, ben solido. E anche tagliando dei pezzettini piccoli, se non sono appunto delle striscette piccoline che cascano va benissimo, però tagliando dei pezzi piccoli restano belli sul piano di lavoro. Magari qualcuno di più esperto mi potrebbe dire: sì, ma se il pannello di multistrato è imbarcato, come cioè cambia poco, quindi perderemo comunque la messa a fuoco. Questo diciamo che succede anche con il piano di lavoro acquistato a Nido d'Ape, però io ho pensato una piccola idea ancora in fase di test, che è questa qui. È un piccolo, diciamo, chiamiamolo piccolo fermo. Io l'ho ricostruito in legno. Lo andiamo andiamo a metterci il pannellino in mezzo. Questo ovviamente è creato per un pannello di 4 mm, così lo mettiamo e poi andiamo ad infilarlo nel foro del nostro piano di lavoro. Ecco qua, mettendone 4 o 5, insomma, quelli che servono per bloccare il pannello resterà bello, ecco, bello fermo. Vi faccio vedere il tutto da più vicino, ecco qua. Vi faccio vedere anche la parte inferiore. E come vedete, sotto c'è un centimetro, diciamo, dal tavolo alla rete, e poi dalla rete ci sono nuovamente le borchie e un altro centimetro, insomma, fino dalla rete al pannello di lavoro, un altro centimetro. Quindi c'è molto spazio per i fumi, quindi penso sia un buon piano di lavoro per il fermo, insomma, del pannellino. Ovviamente, come dicevo, sono in legno e li sto testando, e diciamo sono usa e getta. Questa parte qui che vedete senza borchie è perché la rete è più grande, diciamo, del mio piano di lavoro, quindi l'ho lasciata così. Ok, abbiamo visto il video. Allora, è abbastanza semplice, è alla portata di tutti farlo, è alla portata di tutti reperire il materiale, per cui se volete fare qualcosa di diverso rispetto al classico nido d'ape, se volete provare anche questa cosa qui, lo potete fare. Magari all'inizio potete fare anche qualcosa di più ridotto, se per provarlo. L'unica cosa, Evar, perché quegli oggetti sono appuntiti, per cui come appiattisci purtroppo abbiamo sempre le problematiche dell'innarcamento dei materiali, per cui come riesci ad appiattire queste cose? Abbiamo visto nel video che hai fatto quelle cose. Ecco, riescono quelli a tenere bene? Sì, diciamo che sono ancora in fase di test, però riescono a tenere bene, diciamo, il pannellino. Magari qualcuno di più esperto mi può dire: eh sì, ma una volta tagliato il pezzettino comunque si imbarcherà e magari il laser ci potrà andare a, insomma, sbattere. Questo problema, diciamo, possiamo risolverlo creando delle linguette, lasciando i pezzettini, diciamo, che tagliamo attaccati al pannellino e staccarli in un secondo momento. Quindi questo è un'idea, ecco. Non ho capito. Va bene, allora penso che sarà un'evoluzione, perché secondo me tu ti stai già pensando anche altre possibilità. Poi magari qualcuno te la suggeriranno anche gli amici che vedranno questo video, magari nei commenti, poi ti girerò alcuni commenti se ci sono dei suggerimenti giusti. Va bene, io per ora ti saluto e ti ringrazio. Mi ha fatto molto piacere averti qui con noi. Spero che questo sia il primo di una serie di cose che potremmo fare anche insieme. E un consiglio, vabbè, seguite Evar nei suoi social, perché anche lui si dà da fare su queste cose, per cui magari ora
diciamo, alle prime armi, però vedo che lavora già abbastanza bene, quindi ti faccio complimenti. Io ti riaspetto qua e ti rispettano qua anche i miei utenti, quindi ci rivediamo la prossima volta e saluto tutti quanti. Se il video vi è piaciuto, un bel like, ma andate a mettere anche su quello di Eva. Iscrivetevi se non siete iscritti al mio, al suo canale, fate una doppia iscrizione, tanto non si paga niente, cavolo, vi frega di iscrivervi, iscrivetevi. E campanelline mia e sua, così quando mettiamo qualche video vi sarete informati. Ciao a tutti, alla prossima.